Benvenuti all'edizione flash del notiziario del 28 ottobre 2017. Il sindaco Francesca Valenti ha formalizzato la richiesta al commissario straordinario dell'ASP di Agrigento Gervasio Venuti per l'affidamento del complesso monumentale Santa Margherita, sito lungo la via Incisa. La richiesta è finalizzata alla valorizzazione del bene monumentale, all'apertura alla fruizione pubblica dei suoi spazi interni, al loro utilizzo per scopi prevalentemente culturali. Il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento Gervasio Venuti sarà sciacca lunedì prossimo 30 ottobre alle 13. Il manager ha risposto alle richieste di incontro avanzate da diversi giorni dal Comitato Civico della Sanità e dalle autorità comunali e ha fissato un incontro per affrontare le varie problematiche dell'ospedale di Sciacca nella sala giunta del Palazzo Municipale. Si parlerà della situazione riguardante la carenza di personale ma anche di problematiche organizzative e strutturali. A Sciacca continuano a esserci problemi per lo stato degli ascensori. Questa mattina due operatori sanitari, un infermiere e un medico sono rimasti bloccati all'interno di un ascensore per 45 minuti e non hanno potuto svolgere il loro lavoro in reparto. Sono stati poi liberati dai vigili del fuoco. La loro assenza dal reparto ha provocato evidenti situazioni di difficoltà all'espletamento dei servizi agli utenti. Anche i cani randagi hanno diritto alla movida. Nella nostra città ormai il fenomeno del randagismo è fuori controllo e lo dimostra anche il video. Una decina di randagi hanno fatto baldoria in corso Vittorio Emanuele accanto alla Chiesa Madre dove c'è la fontana e poi hanno fatto una capatina in Piazza Duomo. Sicuramente hanno bevuto in modo esagerato poiché alle 4 della notte scorsa abbaiavano in modo insistente. Nell'apposito articolo che trovate nel Corriere di Sciacca c'è anche appunto il video. E infine si è svolta ieri sera a Sciacca la cerimonia del passaggio di campana del club Chivanis Sciacca Terme. Al presidente uscente Antonella Buscemi succede Dina Vitabile. Del direttivo fanno parte Ignazio Mistretta, segretario, Salvatore Di Marca, tesoriere, Rosalba Zito, cerimoniere e Francesco Pisano, che ricopre la carica di vicepresidente. Per il momento è tutto. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it.